Gianluca Vitiello. Buongiorno. Come gli altri le chiedo di spiegare di che cosa stiamo parlando in maniera molto semplice, in modo tale che tutti ci possano comprendere. Allora, benissimo, noi portiamo un'esperienza di 2 anni sostanzialmente, lavoriamo nel digitale, nel marketing, nella comunicazione da 10 anni sicuramente, ma da 2 anni stiamo affrontando un progetto molto particolare che riguarda un tema che è comune un po' a tutti quanti, parliamo della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Bene, l'obiettivo principale che noi in qualche modo ci eravamo prefissati quando abbiamo iniziato questo progetto, insieme al nostro cliente Made HSE. Made HSE è una società del gruppo Marcegaglia, è la società del gruppo Marcegaglia che si occupa della sicurezza di tutti gli stabilimenti del gruppo, oltre che di aziende come IKEA, Calzedonia, insomma Iveco. Ebbene, in un contesto così vasto, in cui la complessità è giornaliera ed è quotidiano, tutelare la sicurezza dei lavoratori non è soltanto una missione e fondamentale, ma anche un'attività, un processo in cui le best practice sono essenziali. Per cui che cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato un software, HSE Doc Hunter, che è il software che in qualche modo presentiamo a questo premio Best Practice. Il software Doc Hunter ha un approccio innovativo, perché la prima cosa che noi ci siamo in qualche modo prefissati era di semplificare al massimo quella che poteva essere l'esperienza di chi deve prevenire i rischi. Per cui abbiamo cambiato totalmente il modo di interagire con le informazioni. Si parte da delle planimetrie che raffigurano in qualche modo i luoghi dello stabilimento in cui ci possono essere potenziali rischi e andiamo attraverso delle azioni interattive a verificare quali possono essere evidentemente delle problematiche e quindi risolverle in maniera previsionale rispetto a quando possa invece diventare un rischio o addirittura un incidente lavorativo. Marcegaglia è molto attenta a questo tema, noi siamo molto attenti a questo tema e stiamo cercando attraverso la tecnologia di essere sempre più performanti. Quindi l'innovazione consiste nel... L'innovazione consiste in 2 cose, prima di tutto in innovazione tecnologica, perché stiamo utilizzando la tecnologia, pensi che noi possiamo interagire in questo momento con gli apparati. Lei sa che un estintore, un semplice estintore, ha una serie di adempimenti da portare avanti in qualche modo per renderlo sempre conforme all'utilizzo che se ne deve fare. Se l'estintore non funziona in caso di incendio c'è un problema. E quindi che cosa si fa di solito? I vari adempimenti che abbiamo legati alla, diciamo, alle norme vengono conservati e vengono portati avanti. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo permesso ad esempio anche di muoverci in realtà aumentata e vedere che l'estintore si colora in qualche modo diverso. Se il colore o se l'informazione che noi vediamo è particolare, noi sappiamo che c'è un problema e quindi bisogna intervenire. Quindi andiamo a prevenire il rischio piuttosto che a testarlo dopo che c'è un incidente. E poi devo dire anche un'innovazione di processo. Pensi che tutto questo prima si faceva con cartelle di Word, si faceva con banali file, documenti di Office. Oggi si fa con un CRM avanzato che è multiazienda e multisito. Quindi è un'esperienza più che positiva quella di oggi? Fino ad oggi è un'esperienza molto positiva, fino ad oggi è un'esperienza che ci ha visto per esempio presente alla Fiera di Ambiente Lavoro. Noi siamo stati insieme al nostro cliente Made HSE e devo dire che chi ha visto il software, quello che ha in qualche modo trovato di interessante era l'approccio molto semplice, perché noi sappiamo che un'innovazione che trova ostacolo ad essere inserita non è una vera innovazione. È facile rendere complicate in qualche modo le cose semplici, è più difficile rendere semplici le cose complicate. Quindi il software è già disponibile? Il software è in utilizzo già stiamo sperimentando. Nel 2013 è iniziato, abbiamo presentato al gruppo del 2014 e adesso stiamo facendo tutta una fase di avanzamento. Noi portiamo un'esperienza, diciamo, di vita vissuta, la volevamo condividere in un momento come questo perché crediamo sia importante la condivisione. Open innovation e apertura prima di tutto. Grazie a Gianluca Vitiello.